Buon pomeriggio a tutti, è domenica 14 novembre e parliamo di analisi ciclica evoluta su FTSE MIB, sull'indice italiano. La scorsa settimana vi avevo già raccontato una cosa interessante, vi avevo detto che da questo minimo a questo massimo eravamo arrivati a 78 barre, su massimo 84 che può durare un trimestrale, primo mensile, secondo mensile. Abbiamo una chiusura innanzitutto di trimestrale, ovvero un T-settimanale ribassista? Qui no, abbiamo 1, 2, 3, 4, no. Qui 1, 2, 3, 4, no. Non abbiamo da nessuna parte una chiusura di trimestrale. La stiamo facendo adesso? Vi avevo detto peraltro che mi aspettavo discesa. Per i primi due giorni c'è stata, per gli altri tre non c'è più stata. A questo punto mi chiedo se abbiano voglia, come al solito, di attaccare un raccordo per andare in chiusura di un T più 3, appunto di un trimestrale, altrimenti non andremo oltre i tempi e sarà difficile il contrario, ok? Non abbiamo ancora una divergenza ribassista sui massimi, siamo arrivati a 7 giorni di un settimanale già che, dopo essere partito da questo minimo, si è praticamente avvicinato allo stesso e poi ha rimbalzato esattamente sull'incrocio che avevo dato come swing per la partenza di un nuovo T inverso che ci serviva per far partire appunto una chiusura di trimestrale, ma dopo essere scesi qua abbiamo ripreso a salire. Questa è un'area di forte resistenza, l'avevamo già visto in precedenza, dopo peraltro che eravamo andati in gap up, non avevamo chiuso il gap e avevamo tirato su dritte a un certo punto a contatto con la media mobile a 50 periodi. Per cui adesso bisogna capire se questo T inverso, il nostro ciclo settimanale inverso, arrivato già a 5 T-3 inversi, abbia voglia di far partire un nuovo T-1 inverso che ci spinga verso il basso e che ci spinga a rompere questi due supporti dati dall'accumo e successivamente avvicinarci appunto a questo e finalmente allo swing che ci interessa, dove ho messo l'allerta, l'allarmino. Ritornando al grafico a candele giornaliere, anche qui possiamo aver avuto un T-1 e o va a chiudere di nuovo per l'ennesima volta con un massimo sopra, ma non dovesse, dovrebbe partire appunto il secondo T-1 che dovrebbe portarci verso il basso. Questo in considerazione di che cosa? In considerazione del fatto che bisogna capire se effettivamente da qui è partito il nostro TP5 inverso, se è partito però anche in questo caso, anche per quanto riguarda l'inverso, e qui siamo arrivati comunque a 60 barre, con peraltro un, se dovessimo scomporlo in maniera normale, 24 barre più un 36 più un 5, sì, si può ancora arrivare a 43 barre e ancora prima tornare su e poi andare giù. Nella realtà dei fatti però potrebbe già essere un raccordo e se abbiamo un raccordo lato inverso potremmo averlo anche lato indice e abbiamo bisogno di scendere per un tot. Questo perché è ribadito primo mensile, secondo mensile. E secondo mensile fa un trimestrale e un T più 3 chiude con un T meno, con un T settimanale ribassista. Quindi se il T settimanale è partito da qui, devono come minimo tornare qui sotto, anche se, perché se dovesse andare a prendere semplicemente un ritracciamento di Fibonacci, partenza di trimestrale, massimo di trimestrale fatto nell'ultima parte, vogliamo ritornare almeno a un ritracciamento minimo del 23,6% sotto i 27.000 punti? Ma minimo minimo, da dove è partito peraltro il raccordo, da dove ci aspettavamo già una discesa perché c'erano già dei giorni per farci scendere. Vedremo, come al solito sono andato a vedermi anche per sicurezza l'S&P 500 di cui farò l'analisi più avanti e anche in questo caso qui noi da questo massimo d'inverso a quest'altro abbiamo fatto già 44 barre, quindi anche in questo caso il vero mensile inverso è questo qua, da questo massimo a questo massimo,
a cui si è agganciato un raccordo di grado T-settimanale che solitamente si colloca tra un T più 3 inverso e un T più 3 inverso. Per cui, vediamo, a questo punto non ci resta che aspettare, ma come al solito non andiamo short se non abbiamo una violazione di uno swing di minimo. Lo swing di minimo, quello importante, lo ridarò comunque, oltre a questo, al gruppo premium e segnalerò anche loro come muoversi, ovvero finché non si va a violare questo e poi questo minimo. Non si può valutare uno short. Abbiamo bisogno di avere un segno, altrimenti seguiamo il trend e eggiamo la posizione con dei long. D'accordo? Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida domenica. Arrivederci.